si stanno concludendo in questi giorni, nell'ambito dell'attività di base, i vari tornei organizzati dalla Federazione Delegazione di Pescara. La società Torre Alex è stata presente con ben 9 squadre in rappresentanza di tutte le categorie, quindi esordienti, pulcini e piccoli amici. Da evidenziare lo splendido campionato che sta svolgendo la squadra degli esordienti, che in modo inaspettato ma mirabilmente sta guidando la classifica del suo girone, rimanendo peraltro imbattuta nelle gare sino ad oggi svolte. Importanti sono le cifre riguardanti l'attività della scuola calcio della Torre Alex. Ben 91 sono state le gare giocate, di cui 46 si sono svolte sul nostro comunale Marcantonio, mentre le ore di lezione ammontano a 443, tutte interamente svolte sul comunale Marcantonio. In pratica in solo 2 occasioni, a causa chiaramente del maltempo, le lezioni del primo anno dei piccoli amici si sono svolte al coperto. Durante questa parte dell'anno la Torre Alex ha organizzato ben 3 tornei: a dicembre il Palio della Torre, riservato alla categoria dei piccoli amici, al quale torneo hanno aderito ben 10 società della provincia di Pescara e di Chieti, e poi all'inizio dell'anno, di quest'anno, si è svolto il torneo a livello regionale alla memoria del noto imprenditore cefagattese D'Antonio, appunto il torneo era intitolato Per ricordare Dino, ed infine il primo torneo della città di Cepagatti, che era riservato alla categoria dei pulcini e alla quale hanno preso parte le più importanti società in questa categoria della provincia di Pescara. Gli appuntamenti che concluderanno l'anno sportivo, ci sarà un assaggio per verificare il grado di apprendimento degli allievi, e poi ci saranno la partecipazione al torneo di Pratola e al torneo di Pianella. Infine la stessa società Torre Alex organizzerà un torneo riservato a tutte le categorie, sia della scuola calcio che del settore giovanile, ed infine se ci saranno le dovute adesioni, il campus estivo che si svolgerà presso l'Hotel Sporting di San Nicolao.